Ciao acquaponici e bentornati sul canale. Riconoscete questa vasca? Finalmente c'è acqua. Oh. Questo è solo l'inizio dei lavori, manca tutta la parte di coltivazione fuori suolo, quindi sicuramente vi terremo aggiornati con i prossimi video. Manca l'acqua, manca i pesci, qualcosina manca. Però state aggiornati. Ora manco soltanto i pesci, ma prima di mettere i pesci dobbiamo aspettare 2 settimane almeno. Ma vi lascio nelle buone mani di Antonio per raccontarvi tutto quello che andrà a fare nelle prossime 2 settimane per avviare battericamente il suo impianto acquaponico. Finalmente la nostra vasca a 60 metri cubi è piena di acqua, pronta per ospitare circa 600 kg di pesce. Al momento abbiamo in funzione solo una delle 3 pompe che abbiamo previsto per l'impianto, poiché aspetteremo che il volume dei pesci crescerà fino ad arrivare a capienza massima. E finalmente oggi è un giorno importante perché potremo iniziare la maturazione. Come potete vedere abbiamo già inserito il primo mangime e i primi batteri, per far sì appunto di avviare la maturazione dell'impianto. Abbiamo distribuito le pietre porose e i carichi dell'acqua in modo da avere una circolazione omogenea dell'acqua nella prima parte della vasca e che vada a fermarsi verso la parte finale, così che lo sporco si concentri sulla parte bassa e venga aspirato più facilmente in maniera omogenea dall'aspirazione sul fondo. Ora vi mostro il nostro filtro a tamburo che attualmente sta lavorando alla portata minima, quindi noi avremo l'aspirazione del sedimento dal fondo che passerà in questa maglia molto fine. Lo sporco verrà dirottato in una vasca di raccolta, mentre l'acqua pulita finirà nel filtro biologico dove inizierà il suo processo di trasformazione. Quindi dopo il nostro filtro a tamburo meccanico, dritti nel nostro biologico, dove trasformeremo l'ammonio in nitrito e da nitrito a nitrato. Dopo questo processo passeremo alla vasca di raccolta e l'acqua sarà pronta da distribuire alle nostre torri verticali. Infatti, alle mie spalle stiamo ultimando la nostra vertical farm con circa 10.000 mini braghe suddivisi in 2 filari double fass. I filari alla mia sinistra e alla mia destra sono identici e lavorano allo stesso modo. Distribuzione dell'acqua dall'alto. La colonna d'acqua attraversa tutte le mini braghe e ritorna tramite il tubo di scarico alla vasca di raccolta. Tutte le braghe sono alimentate da degli ugelli autocompensanti. L'acqua, dopo che attraversa tutte le torri, torna in vasca di raccolta depurata e a sua volta torna ai pesci per chiudere completamente il circolo. Quindi ragazzi, da Langaponica per il momento è tutto. Vi aspettiamo nel prossimo video quando metteremo i pesci nella nostra super vasca. E vi aspettiamo all'inaugurazione della nostra azienda agricola. Ciao!